Bella a tutti ragazzi, sono Alex. E io sono Gisius e oggi siamo su Deep Sleep. E siccome noi siamo dei veri coglioni ma davvero davvero coglioni. Allora ragazzi, abbiamo giocato l'ultima volta il 3, che era quello del 2014. Questo sì, è quello del 2012. Poi ce n'è un altro che è del 2013. Perché questa è una trilogia chiamata il primo Deep Sleep, l'altro Deeper Sleep. E per l'appunto allora. E quindi niente ragazzi, lo iniziamo. Quindi dobbiamo fare gli altri due. Vabbè, new game, che ci volete fare? Quando guardi nel profondo dell'abisso, l'abisso guarda anche te. Bello. Friedrich Nietzsche. Detto da... Bello. Non ho capito Friedrich, bello. Però. Ok. Una chiave. Trovo chiave a chiave, sono un mito. Qua non c'è niente. Questo è il nostro letto. Bello. Qua si va di qua. Questo penso. Ah, la chiave da mettere qui. Bello. Ho trovato un Perché io ho trovato si un Si smaterializza. Tutto. Perché io ho trovato un cubo, no? Sì, c'è tutto. Certo. Ma no. Si smaterializza. E arriva anche uno scheletro dal mio letto. Che me lo sporca, perché? Ragazzi, ho una voglia di girarmi dietro per vedere se c'è qualcuno dietro. Perché poi me l'hai disfatto. Dopo mia mamma mi dice che devi rifare il letto. Osso umano. Bello. Ho preso un osso umano. Di quel tipo. Ecco qua, c'è un telefono. Cos'è questo? Ci sono grandi crepe sul mio muro. Bello, e cosa mi frega? C'è un brutto odore. Dai, rispondiamo. Dai. Cosa ci dice, amico? Svegliati. Grazie. Sì. Poi cosa ci dice? You have to wake up. Sì, ho capito. Sì, ma ti rompe il cazzo. Ah, che perfetto. Questa è come quella di Niraoni, che non ha le batterie. È chiuso. No, l'altra era la cosa. Bella la pianta, è morta. Così a caso. Dettagli tecnici. Questo tizio che continua a dirci wake up così. È veramente rompi palle. Sì. C'è qualcosa di qua? Beh, una scala profonda di 10 km. Oh, io non ci vado. È troppo. Meno male, non ci vado. Cos'è? Ah, figata, continua. Nessuno si mostra. Allora, una lettera. Sono sicuro che questa nota arriverà a te in qualche modo. A questo punto dovresti conoscere che tutto questo non è reale. Spero che il tuo brusco risveglio sia stato bello, sia andato bene e che tu abbia piena e lucido controllo del sogno. Sinceramente, te stesso. Quindi l'ho scritta io questa lettera per me dal futuro, no, dal passato, non lo so. Vabbè. Non vuole girarsi, è coso pieno d'acqua. Ah, praticamente è un albergo questo. Cos'è questo? Perché c'è la hall lì, è una spugna. Un pezzo di un vecchio vestito. Qua c'è la fornace, così. Oh, ho preso un sasso. Quante cose sto prendendo che non mi serviranno niente. Bello, questa sta roba. Quindi cos'è sta cosa qua? What the fuck? Perché? Mi sa che un tizio è morto qui dentro. Cosa te lo dici? Mi sa che sta morendo. Ah, c'ho bisogno di una leva di qualche tipo? E allora io rosso così. No, non ci credo, com'è possibile? Bello, lo con un osso noi siamo. Aspetta. Bello, non c'è più nessuno. Ah! Ouch! La leva non gira. Bella. Ouch. Bella. Mi ricordo come c'era l'acqua, se io tipo inzuppassi questo. Ah. Sì, bello. Bello. Una spugna bagnata di un vecchio vestito. Per pulire. Bello. Oddio, cos'è sta roba? Ah, e ci entriamo. Oh, una chiave. E perché c'è la neve? Perché in una fornace deve esserci la neve? Cos'è sta cosa qua? Oddio. Cosa sta venendo qui? È polvere, boh. Non penso che sia polvere con quello che c'è là dentro, È 1906. E che cos'è? Ci serve? Non lo so. È come Niraoli che ci sono i numeri a caso, no? Ti prego, no? È enigmi anche qua, ti prego, no? Basta. Ok, allora. Ci serve una pila per andare allora, lì. Allora, cosa abbiamo raccolto? Una piccola chiave. La piccola chiave io userei su questo. Ma non niente. Ma non va. Sì. Ah, però la piccola chiave è quella del cassetto.
Va, andate giù tutti. Potrebbe essere quella del cassetto dove c'è quello che ti dice wake up. Eh? Ma sei ancora qua te, non ti sei ancora. Non sei ancora stufato di stare al telefono. Bello che chissà quanto sta pagando. E noi lo mettiamo giù così lo facciamo pagare. Ho delle batterie. Per si combinano con la tua. Ma che bello. Ti facciamo pagare un sacco. Dopo ti arriva a casa al Vedrai. Ok ragazzi, adesso penso che possiamo andare qua. Bello. Wake up, grazie, ma qualcuno me l'ha già detto, non so chi però. Una bilancia. Bello, una bilancia. Cos'è una cosa strana. Ma state ragazzi, non so se avete mai visto. Cos'era? Rumori strani. Ma io non. Bello. Allora, ragazzi, stavo dicendo, non so se avete mai visto PewDiePie, ma lui chiama un suo amico Stefano. Ah, c'è qualcosa, però non voglio andarci. La luce, è Dio. Andiamo da Dio. Veniamo da te, Dio. No, una casa. Ma queste sono murate queste. Finestre murate. Cos'è? Ah, cos'è il codice? Era 1906. O se non ricordo. Sì, sì, era quello, sì. Io. E alla leva. No. Ah. Ah, perfetto, si è aperto tanto, mi dicono. Ah no. Ah, devi girare. In tutte le porte devi girare una leva così. Dio, perché me la fa girare? Succederà qualcosa? Sì. Ah, la porta già. Oh mio Dio. Bello. No. Equipaggiamo la torcia. Qua la torcia. Oh. Si vede tanto. Si sente tantissimo. E noi se abbiamo una statuetta, un toro. Oh mio Dio. Ha un martello. Una piccozza addirittura. Oh, gente. No. Ok, so a cosa serve la piccozza. Oddio santissimo. No. Ok. No, Dio, lucidi, no, lucidi. Ok, piccozza. E quindi devo usarla. Bello, oro. Ancora? No, poco sta. Bello. Cos'è, una spiaggia? Ah, una spiaggia, non è oro. Ancora buio, ma perché? Così, usciamo in una spiaggia. Ah, logico. Ah, bisogna scegliere. Ah, qua, ah no, qua è il turno. Quindi, è sul faro, dobbiamo salire. Qua no, ritorni giù. Sempre su sé. Bello. È un dipinto inquietante. La luce. Ci mettiamo una statuetta sulla luce. Cazzo devi fare qua? Ma quali cosa sono delle leve? Quelli rossi. Ah, forse sono leve. Cosa ti serve? Sembrano cose del flipper, cosa devi fare? Ah, ma da dove scegli tu? Ah, è quello? Ah, bello. Ah, una rete. Così, era la rete, era una calcio quella, noi abbiamo preso la rete. Sì, ok, direi di terminare qui il video, quindi se il video è piaciuto lasciate un commento. Mettete il piace. Iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Ce la stiamo facendo ragazzi. No, mi sto disintegrando, ragazzi, mi hanno trovato un mondo. Perché erano un po' tanti effettivamente a pensarci bene. Ma quanti sono? Cos'è? È un paesaggio esotico. Dai. Sì. Ragazzi. Io non c'è.